nuovo ci siamo arrivati, anche se in modo un po' per vie traverse. Abbiamo sentito cosa dice l'aeronautica militare degli OVNI. Abbiamo sentito un ricercatore che ha lavorato per il Ministero della Difesa britannico. Adesso abbiamo il punto di vista di un artista, quindi l'occhio di una persona abituata a cogliere i dettagli, non può essere soltanto un artista. Oltre che essere un regista, è anche un musicista, un compositore, si dice artista visionario, perché con le immagini cerca di creare emozioni. In questo caso il regista che è ospite nostro ha inseguito, diciamo così, un ideale, quello di compiere un viaggio attraverso la ricerca alternativa e un argomento molto particolare. L'argomento è Marte, che va molto di moda ultimamente perché le notizie su Marte si moltiplicano, ma Marte dal punto di vista di una possibile missione umana già compiuta molti anni fa, addirittura nel 60-70, quindi 30-40 anni fa lontano. È una teoria molto discussa, c'è chi pensa che sia una bufala clamorosa, chi invece è convinto che ci sia una base di verità. Ora vi sto per presentare Frank Jacob, che è venuto da noi appunto. Frank, accettare la sua richiesta. Il film non è ancora uscito, è assolutamente prima in Italia, quindi vi chiedo cortesemente di non fare foto, non fare video al suo film, perché brucereste ovviamente la sua uscita, la sua premiera. Quindi siete invitati gentilmente a non fare foto, a lui sicuramente, ma non al film, non ai video che vedremo tra poco. Il film si chiama Parking for Mars ed è appunto una novità assoluta per l'Italia. Prego. Hello everyone, really psyched to be here. Thank you Sabrina for inviting me. It's great to be in Milan to make this presentation, and I'm really happy that I have a fabulous translator here with me. Grazie a tutti per essere venuti, grazie Sabrina, sono contento di essere qui a Milano. Normally, as you heard, this film, Packing for Mars, which is what I'm here to talk about, normally I wouldn't actually be up here talking about the film, I would show the film. But the film is actually not going to be playing out in the open until November. So instead, what I'm going to do is I'm going to take you through some of the more interesting themes of the film and my journey of getting toward where I landed when I made it. Normalmente non parlerei del film prima della sua uscita, ma sono venuto qua per presentare i temi più importanti collegati al film Packing to Mars, che uscirà a novembre. It's really great to be asked to speak among such an honorable and prestigious group of presenters. È molto piacevole, molto bello essere qui di fronte a un tale numero di persone interessanti. I'm coming at this from a different perspective than the other guests that were here today. Sono qui facendo parte di una prospettiva diversa rispetto agli altri relatori di oggi. That of an artist. Io sono un artista, quella di un artista. I'm not an expert by any means, I'm a filmmaker. Non sono un esperto, ma sono un regista. But that gives me another way of looking at this unusual information, allowing myself to explore it as an artist and a thinker, rather than as an academic or someone who's busy trying to sustain conservative position. Sono qui per darvi la prospettiva di un pensatore, non di un accademico o di un appartenente agli enti governativi. I like to think of myself as an ambassador of a new world, assuming that all the information that we learn in the school systems and in society in general is the so-called old world in the sense. Sono qui come un ambasciatore, un ambasciatore del nuovo mondo e non del vecchio sistema di conoscenze scolastiche. And I say this because this is based on the assumption that most of the information we learn in the schools is obsolete when we graduate.
Sono convinto di questo perché tutta la maggior parte delle conoscenze che impariamo a scuola sono obsolete. It's there to maintain the system and to ensure the status quo and stability. E servono soltanto per mantenere il sistema e lo status quo della civiltà. But it's also the stability which took us in a direction that may not necessarily be the one that we could take. Ma non necessariamente questa stabilità di conoscenze deve essere mantenuta. So for the sake of this presentation, let's just assume that there is another reality, a sort of parallel universe out there that never went explored. Così ipotizziamo che c'è un'altra realtà, una realtà parallela nell'universo. And that's the direction that I chose to take with the film Packing for Mars. E questa è la direzione che ho preso facendo il film Packing to Mars. Now it's hard to talk about something with which few people have seen. È difficile parlare dopo quello che abbiamo visto. So instead I'm going to play you some excerpts from the film. Vi farò vedere alcuni estratti del film. And I'm going to play you the trailer. E vi farò vedere il trailer. And then I'll talk about the background. E poi parleremo dello sfondo. Caratteristiche tra cui alcune morfologiche, ma soprattutto caratteriali, attitudinali,
che sono tipiche delle specie addomesticate. Allora, se noi mettiamo questo assieme a tutte le altre cose che io racconto, immagino sappiate, adesso vediamo alcune cosette, beh, direi che rappresenta un ulteriore tassello, anche perché nessuna specie si addomestica da sola. E quindi se abbiamo le caratteristiche attitudinali, emotive, anche come reazioni che abbiamo a certe situazioni, eccetera, che condividiamo addirittura con i cani e gatti domestici, cioè siamo simili in certe reazioni a loro, e sono appunto le reazioni tipiche delle specie addomesticate. E io non ho difficoltà a pensare che forse siamo una specie addomesticata. E prima, quando ho parlato poco, visto nel filmato, c'erano una serie di implicazioni, no? Relative al discorso degli alieni. Una di queste implicazioni era, che ho preso migliore se per prendere spunto dalle cose che si sentono, non ci si diverte, era quella religiosa. E l'implicazione religiosa in effetti è pesantissima. C'è un teologo tedesco, si chiama Armin Kreiner, cattolico, che insegna teologia fondamentale alla facoltà cattolica dell'Università di Monaco di Baviera, il quale scrive che la Chiesa non può più fare a meno di occuparsi degli alieni, lo dico guardando un signor non può più fare a meno di occuparsi degli alieni, perché anche la presenza di un solo alieno, no, documentata, diciamo così, rimette in discussione tutto. Soprattutto rimette in discussione la cristologia. E perché rimette in discussione la cristologia? Perché sappiamo, la dottrina ci dice che l'atto di Cristo è unico e universale. Cioè è venuto una volta e vale per tutti. Pertanto, se si scopre che c'è qualcuno da un'altra parte, cosa statisticamente direi più che probabile, quasi sicura, dalla vastità dell'universo, allora ci si chiede, e gioco forza a chiedersi, ma quell'atto lì vale anche per loro? Oppure loro hanno commesso anche loro un peccato originale? Oppure, se lo commettono tra 100.000 anni, Cristo va lì a farsi ammazzare anche lì, a risorgere anche lì, e quindi capisci, no? Ci capiamo. Sono intelligenti, ci si capisce. E quindi insomma rimette veramente in discussione tutto, no? Perché quella dottrina riguarda il momento e il periodo storico in cui si pensava che l'uomo fosse l'unica specie intelligente capace di relazionarsi con un'entità, Dio, di cui sapete io non parlo perché non ne so. Parlo di mondi spirituali perché non ne so nulla. E quindi nel momento in cui c'era questa visione assolutamente antropocentrica, è chiaro che, voglio dire, ci siamo noi, c'è Dio, finito, quell'atto compiuto da Cristo riguarda noi, è storia. Se invece no, si scopre che ci sono altri, allora le domande sono veramente tantissime. E tra l'altro scrive questo teologo cattolico che se qualcuno dice che degli alieni è inutile occuparsi, perché? Perché non li abbiamo su un tavolo come oggetto di studio. Allora lui scrive testualmente così: allora prendiamo tutta la teologia e la mettiamo ad acta, cioè la archiviamo, perché Dio non ce l'abbiamo su un tavolo come oggetto di studio, e di Dio nessuno sa nulla, ma sa nel senso di sapere, perché pensare su Dio, sì certo la teologia lo fa, sapere è un'altra cosa. Allora dice, se gli alieni non li abbiamo lì e quindi non vale la pena di occuparsi, lui dice allora smettiamo anche, scrive lui, di occuparci di Dio, perché tanto anche Dio non ce l'abbiamo. Insomma, ed è un'osservazione secondo me molto, molto, molto intelligente. Tra l'altro, mentre appunto prendevamo il caffè, si parlava un attimo della Bibbia greca, così facciamo un salto alla fine dei Vangeli, e notavo con lui, gli facevo notare questo, si parlava appunto delle traduzioni, delle nuove traduzioni che fa la CEI, eccetera, loro sapete si rifanno alla Bibbia greca, non alla Bibbia ebraica. E per quanto riguarda, diciamo, la fine, l'atto finale dei Vangeli, no? La cosiddetta ascensione di Cristo al cielo, ecco, ascensione di Cristo è un termine, come dire, fuorviante, nel senso che ci induce a pensare che in questo atto Cristo fosse attivo, cioè è lui che sale. In realtà i tre verbi greci che parlano di quell'atto lì sono tre verbi al passivo, e dicono che lui è stato tirato su, che è una cosa diversa. Quindi bisognerebbe parlare di assunzione, non di ascensione. Ok? Insomma, quindi ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, e lui appunto mi faceva notare che nella Bibbia greca
è quella tradotta dall'aramaico nel III secolo a.C. in Egitto, la cosiddetta Bibbia dei 70, insomma ci sono delle cose che non corrispondono ovviamente alla Bibbia ebraica, quella da cui poi dipendono in sostanza, insomma, per i cristiani occidentali, dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. Quindi insomma ci sono tutta una serie di cose che insomma varrebbe la pena di approfondire. Ed è per questo, no, che dico da un po' di tempo, dico ma facciamo finta, no? Perché in realtà, voglio dire, ci sono delle cose sulle quali ovviamente non si può essere certi. Poi c'era per esempio il discorso che ha fatto Pablo, no? Quando parlava del problema dell'energia nucleare. Ora, il problema dell'energia nucleare, se noi facciamo finta che i testi, quindi mi è venuto in mente, tra l'altro in combinazione siccome negli ultimi 10 giorni ho fatto Foggia, Padova, Senigallia, ieri sera Livorno, oggi Milano, ancora in corsa una roba che mi è stata data a Foggia dal professor Buon Cristiano, che ha condotto per 2 anni degli studi su certi testi sumeri, eccetera, e dove si parla di questi aspetti. E diciamo che la questione dell'energia nucleare, parlando appunto di questi signori qui ipotetici, è una questione che si è posta anche allora. E se, come diceva Pablo, questi oggigiorno sono preoccupati, ecco, sono preoccupati, poi leggiamo un attimo, questo dice no. Ho svuotato la borsa, diciamo, in questi 10 giorni, e quindi sentendo parlare lui ha detto va bene, facciamo così. E sono preoccupati anche perché si sono preoccupati molto quando loro l'hanno usata, nel senso che hanno rischiato moltissimo anche loro quando l'hanno usata. E c'è scritto nei testi assiri, sumeri e accadici, quando si parla del vento del male. E questo è chiaramente riferito, ma proprio ci sono i riferimenti geografici precisi, alla vicenda che la Bibbia ci racconta, che è quella di Sodoma e Gomorra. Così entriamo subito nel merito. Passettino indietro. Mi diceva un signor Amonios che il libro di Ezechiele, così diciamo in diretta, che puoi smentire o confermare, diceva che ne ha parlato in Romania, il libro di Ezechiele è chiaramente la descrizione della visione di oggetti volanti. E giustamente lui mi faceva notare, sono oggetti che hanno una direzionalità, cioè è evidente a qualunque persona di buon senso dotata di intelligenza. Non abbiamo dubbi, cioè voglio dire, basta non chiudere gli occhi. E il testo di Ezechiele, secondo me, per esempio, ma non solo quello, anche per esempio il libro dell'Esodo, andrebbe letto facendo una cosa di buon senso e assolutamente rispettosa della Bibbia. Quando lì c'è scritto, nelle Bibbie che abbiamo in casa, no? C'è scritto che si parla dello Spirito, proprio sto parlando proprio di Ezechiele 1, Ezechiele 2, Ezechiele 3. Facciamo così. Si chiama Bibbia? Non si può venire qui senza una Bibbia, eh? Vabbè, prendo io questa, va. Per fortuna me la porto dietro per quando veramente vado in crisi di astinenza qui. Ezechiele 3. Poi uno spirito mi sollevò e udì dietro me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Ora, se noi leggiamo la Bibbia non con queste traduzioni qui, ma la leggiamo rispettandola, cioè teniamo almeno qui in un paio di casi esattamente i termini usati dagli autori biblici, dagli autori ebrei, e non ci chiediamo che cosa vogliono dire, ma proprio li lasciamo così, perché tanto non ci importa sapere cosa vuole dire, allora leggendola in quel modo ci rendiamo conto che diventa immediatamente più comprensibile. Cioè nel senso che se qui si parla di oggetti volanti che tirano su le persone e le portano da altre parti, nel momento in cui si dice che uno spirito mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto, allora io capisco che i teologi devono scrivere trattati su trattati per spiegarci come fa uno spirito a tirar su una persona e a fare casino mentre la tira su. Questo dice la Bibbia. E questa qui è la Bibbia di famiglia cristiana, non è la Bibbia tradotta. Quindi nessuno ha nulla da dire. Poi, mentre
mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Anche qui allora bisogna spiegare che cos'è questa gloria di Dio, del Signore, che si alza, cioè che vuol dire che è a terra e poi si alza da terra. E dice, udì dietro di me, cioè lui la gloria del Signore non la vede, però capisce, si alza da terra dal rumore che fa. Anche qui, ovviamente, i teologi devono spiegare, ma spiegare, come dico, da un po' di tempo, da settima fetta. Sapete, la settima fetta di polenta. La prima fetta, uno mi dà della polenta, mi dice che è una ricetta antichissima, misteriosa, va bene. Poi la seconda, comincio ad avere dei sospetti, poi arrivo alla settima fetta e dico, no, questa è polenta, sto. Quindi, se mi dai polenta, io la mangio volentieri perché mi piace, ma se mi dai polenta, mi dici che è polenta. Allora, vorrei spiegazioni da settima fetta su queste cose. Se invece noi la leggiamo esattamente come l'hanno scritta gli autori ebrei, diciamo, poi un ruach mi sollevò e udì dietro me un fragore di gran terremoto mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. Non chiediamoci che cosa significa ruach o che cosa significa kavod, non ce ne frega nulla. Perché nel momento in cui cominciamo a tradurlo, entriamo nel tunnel delle traduzioni, dunque delle interpretazioni, con le relative necessità di spiegazione. Se io vi dico che un LAB777ER200, che non, diciamo che non sappiamo cosa vuol dire, mi ha tirato su, mi ha portato via e mi ha lasciato da un'altra parte, cioè che cosa ci viene in mente? Un aereo, no? Senza sapere cosa vuol dire LAB777ER200, non ce ne frega nulla. Io so che salgo su LAB777ER200, quello si alza e mi porta da un'altra parte dove io scendo. Facciamo così con Ruach. Ok? Facciamo così con Ruach. E capiremo un sacco di cose. Cioè capiremo che qui si sta parlando di qualcosa di molto concreto. E quello che voglio dire è che questo, come dico sempre, non nega l'esistenza di Dio. Questa cosa riguarda la fede. Io, come sapete, non me ne occupo mai. Nel senso, perché la fede è un fatto assolutamente personale. Il fatto che la Bibbia, o soprattutto questi passi, non parlino di Dio, non vuol dire Dio non esiste. Io non lo so, questo riguarda ciascuno di voi, io proprio non voglio neanche saperlo, assolutamente. Però voglio dire, se io dico che un ruach mi sollevò, e il kavod di Yahweh, mentre si alza, fa casino, e udì il fragore delle ali, e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono, il ruach mi sollevò e mi portò via. C'è bisogno di spiegare? C'è bisogno di interpretare? No. Io sentivo prima Pope, e poi sentivo anche Pablo quando parlava del lavoro che hanno fatto lui e Sabina, no? Lavoro di ricerca, un lavoro di controllo, un lavoro di verifica, eccetera. Io mi dicevo che io sono veramente fortunato, perché io faccio il lavoro più stupido di questo mondo. Vi racconto ciò che c'è scritto in un libro. Che è un lavoro che non dovrebbe essere neppure necessario fare, ma che è un lavoro da stupidi. E io faccio questo lavoro. Vi dico, guardate che lì c'è scritto questo. Dopodiché, fateci i vostri ragionamenti. Ma prima di ascoltare quelli che ci dicono, ah, la Bibbia vuol dire che la Bibbia... Benissimo, ok, vuol dire tutto quello, ok. Ma prima andiamo a leggere cosa c'è scritto. Dopodiché ascoltiamo tutte le interpretazioni. Ma prima leggiamo cosa c'è scritto, perché almeno poi ci facciamo le idee sulle interpretazioni. Spiego? Perché poi appunto viene fuori che uno dice, ma questa è chiaramente la descrizione di un qualcosa di estremamente concreto. Io ho letto due settimane fa un articolo di un medico che fa parte di quei gruppi, diciamo così, che non mi vogliono tanto bene, il giorno che io dovessi scomparire sta perdendo una bottiglia di champagne. Questo medico dice, beh, la Bibbia è un libro sacro perché parla di spiritualità, è un libro, e parlando di Ezechiele, per difendere la Bibbia, lui, pur di negare, perché questo discorso del libro, tra l'altro, no, che non so perché, deve essere negato a priori, è vero? A priori quello non è possibile. Allora, sono quelle cose che non capisco, vabbè, probabilmente è stato là. Allora, pur di negare, scrive nell'articolo, la visione di Ezechiele è chiaramente riconducibile all'interno del sistema delle visioni allucinatorie.
Allora io dico, che cosa è più grave per un credente? Pensare che Ezechiele abbia visto un oggetto volante o pensare che Ezechiele fosse un malato di me? Ma si rende conto di ciò che scrive quel medico lì? Evidentemente no, perché altrimenti non lo scriverebbe. Ma è vero, questo è o no normale buon senso? Cioè una roba che capiamo anche noi ignoranti, no? Lasciamo stare i soggetti, noi ignoranti. No? Pur di negare si dice, ma no, ma quella è una visione allucinatoria. E sulle allucinazioni di Ezechiele si basa quindi una parte della fede. Io preferisco pensare che Ezechiele sia salito su quella roba lì, che non inficia il discorso di Dio. Se invece leggo e mi convinco che quelle sono allucinazioni, dico no, allora un momento, fermiamo tutto, perché quanti sono quelli che hanno avuto le allucinazioni? Allora quanti sono quelli che ce l'hanno ancora le allucinazioni? Ok? Se invece penso che quella sia una cosa concreta, non c'è da fermare niente, io vado avanti, chi ce l'ha, vado avanti con la mia fede. Ezechiele è salito su una roba, su un B777R200. Che problema c'è? Ok? Cioè è tutto immensamente più semplice. È un po' come se noi leggendo la Bibbia, qui dovete fare, se voi volete farlo a casa, un piccolo sforzo di memoria. Quando trovate la traduzione Dio, poi toglietela e non mettetela un'altra, mettete lui. Quando trovate l'Altissimo, mettete l'Io, e quando trovate il Signore all'interno, mettete Yahweh. E leggete la Bibbia così. Leggetela così. Quindi come vedete non vi sto dicendo togliete una traduzione e mettete un'altra, sto dicendo togliete la traduzione e mettete le parole che hanno messo, le parole che hanno messo gli autori ebrei. Così più rispettosi di così non si può essere. Voi volevi dire qualcosa? Buongiorno, anzi buonasera. E vi dicevo quando ci siamo visti che ho guardato Bilino in internet fino alla nausea. E l'ho guardato per due motivi. Uno perché è qualcuno che sa qualcosa e sa quello che dice, perché la traduzione ha lavorato con la Bibbia per le traduzioni pauline, San Paolo, non Pauline. Sì, anche per loro. E dunque su questi argomenti non dobbiamo mai, e poi mai, e dico dal punto mio di vista di sacerdote e uno che lavora in chiesa, non è modo di dire, perché anche quello è un lavoro, non dobbiamo mai chiudere la mente a ciò che noi possiamo vedere e sapere in più. A proposito di quello che diceva prima, che se per caso qui sul tavolo vediamo un alieno e noi due non l'abbiamo ancora visto, dunque non siamo come Ezechiele, no? No, niente. Dunque non l'abbiamo visto. Voi avete visto qualche alieno? No. Però può esistere o esistono e non sappiamo. Magari se esiste qua, allora c'è l'interpretazione che dicono cosa succede con tutta la storia della cristianità e con la cristologia. È molto semplice. Il fatto del sacrificio di Gesù, Yeshua, il nome di Gesù non esiste, Yeshua è il nome di Gesù in aramaico. Pavel non si chiamava Pavel, Paolo si chiamava Saul, Pietro non si chiamava Pietro, si chiamava Kefa. Dunque questi sono i veri nomi che noi dobbiamo riconoscere sempre nella Bibbia. Yeshua era un uomo come noi. Il sacrificio di Gesù riguarda l'umanità. Infatti nella Bibbia dice, io sono venuto per salvare l'uomo. Se esistono su altri mondi o in un'altra galassia, e noi non possiamo mai contraddire la scienza, perché solo un uomo stupido, ignorante, una scimmia può negare la scienza. E come diceva anche il relatore prima, Frank, su Marte esistono prove chiare, schiaccianti, che c'è qualcosa, che qualcuno ci nega, questo è un altro discorso, che noi vogliamo vedere e vogliamo capire, lo possiamo vedere. E tutto il lavoro di Bilino su
provare qualcosa sull'esistenza di qualcosa che è al di fuori della Terra e dunque extraterrestre, perché anche noi siamo extraterrestri se noi pensiamo. L'ho detto io sono un extraterrestre, è come avete visto. Perché io vengo da fuori. Venite da un'essenza spirituale, dal divino, che ha una collocazione e al di fuori dell'universo. E a proposito di Ezechiele, io non ho mai negato e non posso mai negare, infatti subito l'ho detto prima, perché se voi guardate e leggete la Bibbia, vedete che non studiate la Bibbia. È un peccato non studiare la Bibbia. Però dovete studiare, da oggi lo studiate, perché sono io sono qua, vuol dire che non sono stupido. E se voi studiate bene quel capitolo lì, vedete una cosa, dice: da mezzanotte ho visto vedere quella cosa. La traduzione che nella nostra lingua, nella mia lingua e nella traduzione della Bibbia nella Chiesa Ortodossa, e quello che non è riportato nell'edizione dove ha lavorato Milino, poi è tradotto male, vedi? Nelle traduzioni dicono: e ho visto un metallo, eccolo sì, quello sì, e ho visto come un metallo luccicante sopra. Dunque la traduzione della Bibbia Nuova dice: e ho visto qualcosa che brillava, e può brillare anche una stella, no? Però nella traduzione vecchia dice: ho visto come un metallo, e lui dice, si riferisce al metallo. Dunque l'interpretazione è che qualcosa esiste e non possiamo negarlo. Questo non vuol dire che io non posso essere cristiano, non posso dire che non amo Dio e non amo Gesù che è venuto personalmente per me. Questa è la differenza fra se si scopre in un altro mondo, in un'altra galassia, che esistono altri esseri viventi, non hanno bisogno di Gesù, perché Gesù è venuto qui per tutti e il suo sacrificio è, come lo dice lui, lo diceva lui, universale, dunque al di fuori dell'universo. Allora, dicevamo prima, appunto, sto prendendo spunto, no, dalle cose che ho sentito nel pomeriggio. Una era quella di adesso abbiamo parlato dell'aspetto, così, come dire, religioso. Adesso torniamo all'aspetto, come dire, della concretezza, della possibile ipotetica concretezza storica, che è quella. Adesso stavo facendo vedere a Sabrina una foto che mi ha dato un egittologo, che entra nei posti dove i turisti non sono ammessi. Sta qui nella tomba di Ramses IX. Guardate la testa. Volete farmela? L'importante è che torni, eh? Fatela girare. Guardate la testa di quel personaggio lì. Allora, Sodoma e Gomorra, così entriamo nel concreto. Tutti noi, così ci viene detto, no, Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché erano sodomiti, no? Ma se noi leggiamo la Bibbia, c'è scritto perché sono state distrutte, e non c'entra niente col fatto che sono state distrutte perché stavano cambiando alleanze, perché non accettavano più gli ordini di quel gruppo di Elohim. E lo dice Deuteronomio, se volete lo leggiamo, comunque Deuteronomio 29, dal versetto 21 in avanti, cioè stavano cambiando alleanza militare. Questa storia di Sodoma e Gomorra si trova in testi più antichi, e da quelli deriva ovviamente, che parlano esattamente dello stesso evento, e sono testi assiri e sumero-accadici, che si chiamano Epopea di Erra o Nergal, che è il nome di uno di quelli lì, che si chiamano Lamentazione di Uruk e Lamentazione di Ur, che erano città che hanno subito le conseguenze di quell'evento. E nelle tavolette pubblicate a Oxford, e quindi voglio dire non legate a, comunque non tradotte da alternativi, poi alle volte, cioè non è che gli alternativi, anch'io sono alternativo, quindi non è che gli alternativi dicano, però voglio dire, sono quelle cose che vengono in
genere, no, messo un po' da parte, come dire, no, noi vogliamo quella accademica. Ecco, nelle traduzioni degli accademici si racconta chiaramente di come Nabu, nome di uno di quelli lì, stava convertendo queste città, convertendo dal punto di vista religioso, ma le stava facendo passare da un'alleanza all'altra, e quelli della prima alleanza decidono di intervenire. Fanno un consiglio, nella tavoletta K5001, pubblicata a Oxford, e poi Epopea di Nergen, fanno un consiglio di guerra e decidono di usare le armi della morte. E lo decidono con il grande capo, che dice, ok, va bene, facciamo. E parte una battaglia, in realtà non una battaglia, parte un attacco che ha coinvolto il Sinai e la valle di Sodoma e Gomorra con le cinque città. Perché Sodoma e Gomorra sono soltanto due delle cinque città che vengono distrutte. E in queste tavolette si dice chiaramente che Erra o Nergal arriva sulle cinque città in volo, su ciascuna di loro sgancia l'arma del terrore e tutto ciò che in esse aveva vita diviene vapore. Quel territorio viene completamente distrutto. Il problema è che nella lamentazione di Ur, non sto a prendere tutto a leggere per non perdere tempo, nella lamentazione di Ur e di Uru si dice chiaramente che ciò che è successo, e lo dicono gli Annunnati, che sono il corrispettivo degli Elohim biblici, non era previsto. Cioè dicono, ma chi poteva sapere che il vento di morte da là, dalla valle delle cinque città, sarebbe arrivato fino qui? E sono costretti a scappare. Cioè abbandonano le loro città per non morire le radiazioni. E le descrizioni del vento di morte, sapete quali sono? Si riempie la bocca di sangue, bruciano i polmoni, cadono i capelli, la gente che si chiude in casa muore come topi. Cioè è esattamente ciò che noi adesso conosciamo. Quindi o noi pensiamo che quei signori avessero una fantasia veramente stratosferica, perché si sono inventate tutte le conseguenze che sono tipiche di un fallout radioattivo, ma sono tutte ben descritte in quei testi lì, tutte ben descritte nei minimi particolari. Ma la cosa più interessante, ed ecco questi signori sono preoccupati perché hanno rischiato di morire per ciò che hanno fatto, tant'è che dopo che la cosa è avvenuta si sono fatti furbi e quelle armi non le hanno più usate. Hanno fatto combattere i loro sottoposti con le armi convenzionali, quelle che conosciamo noi. Nei testi vedici si dice che quelli tra di loro combattevano con le Tejas Astras, che in sanscrito è armi energia. Cioè ovunque andassero quelli facevano le stesse cose. Poi vi racconto due cose sui romani, dimmi quando mancano 10 minuti. Ovunque andassero utilizzavano gli stessi strumenti, anche gli stessi strumenti di morte, tant'è che la vicenda di Harappa e Mohenjo-Daro è coeva a Sodoma e Gomorra. Siamo intorno al 2000 a.C. addirittura questo professore qui, il professor Boncristiano, qui c'è uno studio dal punto di vista scientifico che è strabiliante, stupendo, di tutto il fallout radioattivo, delle polveri radioattive trovate nelle piramidi egizie, eccetera, che arrivano da Sinai, quindi una cosa stupenda. Dice chiaramente questo professore, appunto, che il fallout radioattivo, appunto, si è esteso ed è quello che tra il 2024 e il 2025 a.C. ha portato, cioè tutto lo studio geologico pubblicato su riviste scientifiche che non si occupano di Sumeri, non si occupano di Sumeri, quelli si occupano di studiare la geologia, la paleogeologia, ha reso arido tutto quel territorio in un tempo rapidissimo. Non è un cambiamento climatico. Cioè, sulle riviste scientifiche c'è scritto che quel cambiamento, quel inaridimento, non ha spiegazioni naturali. I testi antichi ci dicono che cosa è successo. È sufficiente che noi facciamo finta che sia vero, tenere le menti aperte. Ripeto, questo non inficia l'esistenza o meno di Dio, di cui lo dico sempre, non mi occupo. Però se questi sono testi di storia,
come tutti i testi di storia, contengono anche delle verità, non la verità, attenzione. I testi di storia, non anche quelli che si scrivono oggi, non inviamoci, non è che contengono la verità, contengono anche delle verità. Tutti. Quelli che si scrivono per le scuole, eccetera. Anche la Bibbia, come gli altri testi, contengono anche delle verità. Qui ci sono dei racconti estremamente concreti. E questa battaglia però non è finita su Sodoma e Gomorra. Questa battaglia ha coinvolto il Sinai, e precisamente il Monte Mashu. Quell'egittologo che mi ha dato quella foto, questa è una foto fatta nella tomba di Ramses IX, nei posti dove i turisti non possono entrare. Quell'egittologo ha un archivio fotografico di 10.000 immagini che mi ha detto che mi mette a disposizione. Quell'egittologo mi ha mandato uno studio di fotografie fatte dall'alto, perché lui va nel Sinai anche nei posti controllati militarmente dove non si può entrare, dove c'è forse il resto del racconto della battaglia che Erra Nergal ha combattuto sul Monte Mashu, quando nell'epopea di Erra si dice che lui arrivò sul Monte Mashu, lanciò l'arma del terrore, sventrò il monte che era al centro di comando, sventrò il monte dall'interno, dopodiché lanciò un'altra arma del terrore sulla pianura dei carri celesti. Capite cosa vuol dire? Un aeroporto. E dice che alla fine rimasero in piedi solo i tronchi degli alberi bruciati. Io ho tutta la documentazione fotografica in una cartellina di questo Monte Mashu sventrato a metà, con le rocce fuse all'interno ad altissime temperature. Cioè, quindi tutte queste robe qui, che corrispondono a ciò che c'è scritto nella Bibbia, sono estremamente concrete, estremamente interessanti, e si legano a quanto sentiamo oggi appunto in questi convegni di ufologia, dove in sostanza i sistemi sono quelli, e quelli oggi giustamente sono preoccupati del fatto che noi non siamo in grado di gestire quelle. È un po' come vedere dei bambini che hanno in mano dei mitragliatori, no? Il livello. Ma ripeto, anche loro sbagliavano, perché appunto della lamentazione di Ur e di Uru, che sono le due città che sono state colpite dal vento di morte, loro sono dovuti scappare perché non avevano previsto che quel vento sarebbe arrivato fino lì, cioè fino a casa loro. Ora questa cosa qui non la si può inventare, cioè non lo potevano inventare 4.000 anni fa. Non esiste. Non potevano inventare tutte quelle descrizioni lì. La Bibbia, tra l'altro, di Sodoma e Gomorra non si parla soltanto lì nella vicenda, ma ce ne parla dopo. Nel libro di Sofonia o Zefania, che dir si voglia, siamo a 1200 anni dopo l'evento, si dice che quella è una terra di tardi e desolazione, che è esattamente ciò che c'è scritto nella lamentazione, testo assiro, nella lamentazione di Uri, terra di desolazione. Nel libro della Sapienza, scritto più o meno all'epoca di Cristo, un secolo prima, quindi siamo a 2000 anni dall'evento, c'è scritto che in quella terra gli alberi da frutto portano frutti vuoti che non giungono a maturazione. Erano passati 2000 anni. Ok? Quindi che cavolo hanno fatto? Chiaramente. Nel Deuteronomio c'è scritto che l'uva che si produce lì è amara e velenosa. Nel libro dei Re c'è scritto che l'acqua è ancora amara e la terra non è fertile. Cioè la Bibbia, oltre a darci notizia dell'evento, poi nei secoli ci ha dato notizia del fatto che quel territorio è rimasto devastato almeno per 2000 anni. E quando noi appunto leggiamo nei testi vedici, no, di queste battaglie nei cieli fatte con le loro armi, eccetera, beh, non abbiamo difficoltà a capire. Le Tejas Astras non necessariamente erano armi nucleari, non sempre, perché potevano essere armi ad altissime energie, come è stato studiato da Rappa e Mohenjo-Daro, quindi dove si applicavano temperature di 1800-2000 gradi per pochissimi secondi. Quindi erano comunque i loro sistemi di combattimento, che si sognavano bene dal gli altri li facevano combattere con le armi che noi chiamiamo armi convenzionali. Ma questo ci dice la Bibbia, tra le altre cose. Quindi voglio dire, se la Bibbia è anche un libro di storia, quindi contiene anche della verità, contiene anche delle storie molto concrete che sono assolutamente affascinanti.
Affascinante perché ci raccontano una storia che ci viene tenuta nascosta. Abbiamo sentito parlare dall'ultimo relatore, no? La fine dell'embargo della comunicazione. Speriamo, no? Che certe cose vengano fuori. Dopodiché Dio esiste, va benissimo, questo riguarda ogni singola persona, quindi riguarda la fede. Se però questo libro ci racconta di questi eventi, noi ne dobbiamo prendere atto e non dobbiamo fare finta che ci racconti altro. E questo è il problema, no? Che invece si fa sempre finta che la Bibbia ci racconti altro. Soprattutto in certi passi che appunto non sono spiegabili e riconducibili all'attività di un Dio trascendente, spirituale, onnisciente, onnipotente, si dice ma lì è allegoria o metafora. Beh, insomma, voglio dire, ci vuole una bella fantasia per inventarsi delle allegorie e delle metafore così. Cioè, noi adesso sappiamo benissimo di cosa si tratta. Di Gerico. Sì, esatto. Esattamente. E ricordava appunto l'altro intervento strano, che è la distruzione della città di Gerico con il suono, insomma, con il suono delle trombe. Insomma, ci sono tutta una serie di eventi che sono talmente chiari, talmente evidenti, che non bisogna negarli, perché ci si rende ridicoli nel negarli, no? Cioè, come dicevo appunto questa persona di prima, che dice, sono allucinazioni. Io voglio dire, ma lo dico per i credenti, è meglio pensare che siano veri, perché altrimenti i credenti devono prendere atto che parte della loro fede è basata su allucinazioni, il che sarebbe un dramma, no? Il che sarebbe un dramma. Ma evidentemente chi scrive quelle cose lì non se ne accorge. Tra l'altro, adesso io ho fatto il raffronto appunto con i testi biblici. Nel libro, l'ultimo, La Bibbia non parla di Dio, perché parla appunto di questi Elohim, poi Monsignor Armonios mi ha chiesto, puoi dirci qualcosa sul plurale di Elohim? Spieghiamo, in funzione del tempo. Allora, ho fatto il raffronto con i testi omerici, no? Dove si documenta che ci raccontano le stesse cose, cioè ci parlano degli stessi individui. Ci parlano dei cani volanti, no? Perché ho scelto i testi omerici? Perché fare il raffronto con i testi indiani dall'India ovviamente, è di una facilità incredibile. Cioè lì è tutto talmente evidente che lì veramente bisogna non mettersi le fette ma i prosciutti interi, uno per otto, lì più prosciutto di là, per non vedere. Invece i testi omerici sono chiaramente, così ci dice la letteratura dai tedeschi dell'Ottocento, poesia epica. Niente, una fantasia. Leggeteli bene e accorgerete che ci raccontano le stesse storie. Addirittura di quelli lì ci raccontano le stesse esigenze neurofisiologiche, le stesse. Uguali. Esigenze che quando non riescono a soddisfare, questi qui si arrabbiano pure. Quando uno dei teoi viene inviato da Zeus in una missione e sa che per un certo numero di giorni deve stare lontano da... si arrabbia perché dice ma lì oltretutto non ci sono neppure gli umani che ci bruciano quelle cose che ci piacciono tanto e io devo stare un sacco di giorni senza, capite? E quando si parla dei carri celesti, siccome è poesia epica, allora si dice che sono trainati da cavalli e nelle traduzioni che tutti conosciamo, chi ha studiato Iliade, Odissea, traduzione di Canzecchio Onesti eccetera, si dice che questi cavalli sono altolitretti, no? Bella immagine, bellissima. Peccato che in greco ci sia scritto psi e ches, che fanno un rumore in alto, non altolitretti. Cioè, quei carri, quando sono in alto, fanno un rumore in alto, non è che sono altolitretti. Cioè, cambia proprio. Cioè, basta leggerla esattamente come è scritta, senza inventare nulla, è questo che dicevo prima. Dopodiché possiamo dare tutte le interpretazioni che vogliamo e le conosciamo da secoli. Io dico soltanto, a fianco di quelle lì, non dimentichiamo che intanto una lingua vale intanto in quanto scrive quella roba lì. Poi ne vuole dire delle altre anche. Benissimo. Ok, benissimo. Ma sul tavolo, a fianco delle altre, mettiamo anche queste. Cioè, diciamo, c'è scritto quello. Dopodiché ciascuno potrà dire quello vuol dire questo, vuol dire... fantastico. Okay. Il problema è che noi ci dimentichiamo quello che c'è scritto per seguire solo l'interpretazione. E questo è l'errore colossale, secondo me. Quindi seguiamo ciò che c'è scritto. Dopodiché, seguendo ciò che c'è scritto, siamo in grado di valutare le interpretazioni e magari scegliere anche quella che ci piace di più. Quella che ci fa vivere meglio, perché poi insomma la sostanza in fondo è poi quella lì, no?
Quindi non è da dire che lì, quindi quella lì è la verità. No, io non so dove stia la verità, non lo so assolutamente. Questo, io non ho mai scoperto nulla, ve l'ho detto, faccio il lavoro più stupido di questo, ma proprio da idiota, mi dico guardate che c'è scritto questo. Cioè se leggete la Bibbia nel modo che vi ho detto, non avete più bisogno di venire alla mia conferenza, però. Io torno ad andare in bici. Cioè nel senso che io non ho né gruppi né niente, Io vi dico guardate che c'è scritto questo, fatene quel che volete. Ok? Però l'importante è capire questo, no? Cioè che c'è quella lettura, e quella lettura lì ci dice queste cose qui con una chiarezza veramente disarmante, talmente disarmante che molto spesso deve essere nascosta dall'allegoria, dalla metafora, perché altrimenti bisogna prendere atto del fatto che lì c'è scritta quella roba lì, ma com'è accettabile quella roba lì? È soltanto dalle menti aperte accettabile, perché altrimenti le menti chiuse non le possono accettare. Quindi questa è la sostanza. Poi ci sono le traduzioni molto ballerine, come quelle in cui per esempio si dice che Genesi 20:13 Abramo, no, quando racconta della sua vocazione da parte di Dio, dice qui nelle Bibbie tradotte: ora avvenne, qui Abramo che parla, che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, quindi quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, quindi col verbo singolare. Ma nelle Bibbie in ebraico e nelle Bibbie in greco c'è scritto un'altra cosa. C'è scritto: e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Cioè il verbo è plurale. Capite? Nelle traduzioni che abbiamo noi il verbo è singolare. Nelle traduzioni che vanno nelle mani di quelli che conoscono l'ebraico, il verbo è tradotto al plurale, perché in ebraico è plurale. Siccome le famiglie in genere non conoscono l'ebraico, allora il verbo è singolare. Così come prima parlavo con un signora Monte, si dicevo nell'incontro tra Gedeone e un cosiddetto angelo, un malach, no? Insomma, vengono una serie di fatti, tra cui che questo malach dice a Gedeone: adesso vammi a preparare della roba da mangiare. Lui arriva con bollita del brodo, la mette su una pietra e questo malach prende, la Bibbia dice, un bastone, cioè un oggetto cilindrico che ha in mano, e glielo incendia e glielo fa bruciare lì. Dopodiché se ne va. E nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto: scomparve, disparve, sparì. Mi diceva lui, nella Bibbia greca venne rapito. Nella Bibbia ebraica c'è: se ne andò camminando. Capite? Che è diverso da scomparve, sparì. Cioè, quindi le Bibbie, per le Bibbie tradotte, diciamo, a parte la vostra che è in greco, e quindi per le Bibbie tradotte dall'ebraico e divulgate presso le famiglie, non devono scrivere disparve, scomparve, sparì, devono scrivere se ne andò camminando. E io immagino pure che Gedeone abbia detto, no, che l'angelo abbia detto a Gedeone: se vedremo, alla prossima. Ok? Quindi questa è la sostanza del discorso, cioè nel senso che ci sono tutta una serie di cose che sono chiaramente fatte per indirizzare, no? Indirizzare in una certa direzione, appunto, non a caso. Per quanto riguarda Romani, è già sparita la foto? Oh, perquisite tutti quelli che escono. Allora, il termine Elohim è un termine molto problematico, no? Perché è quello che viene tradotto con Dio. In realtà nessuno al mondo sa con esattezza cosa voglia dire, tant'è che appunto viene tradotto in tanti modi diversi. La stessa esegesi ebraica, ultimamente, nelle ultime cose che ho letto, dice il legislatore supremo, ma legislatore supremo non vuol dire Dio, no? L'Italia ha un legislatore supremo che è il Parlamento, che non è Dio, per fortuna. Perché sanno che non lo possono tradurre con il termine Dio. Più facile è dalla lingua greca, dove c'è Zeus, e allora lì il parallelismo è ovviamente immediato, no? Ma per quanto riguarda l'ebraico, ecco, il problema è che Elohim è plurale. Ora, io ieri sera a Livorno ho messo per iscritto le ultime due contestazioni che mi vengono rivolte in modo pesantissimo, appunto, da una esegese ebraica e da un teologo di famiglia cristiana, dove mi spiegano ciò che io non so su Elohim.
e ho fatto vedere come le cose che mi spiegano sono diverse. Cioè mi dicono, guarda che Elohim è questo, e l'altro mi dice, guarda che Elohim è questo. Io direi, innanzitutto, per cortesia, mettetevi d'accordo. Poi mi dite che cos'è. E ho fatto vedere ieri sera che io accetto tutto, io non perdo più, giuro, un minuto uno a contestare ciò che dicono gli esegeti. Dico, allora, quella è la spiegazione, benissimo, io la piglio, la metto nella Bibbia, non quella da in quelle che voi non contestate, e se quella è la spiegazione, quella mi deve aiutare a capire la Bibbia. E in realtà ho fatto vedere, lo capiscono tutti, tutti, che quelle spiegazioni la rendono incomprensibile, assurda, contraddittoria. Ma per un motivo molto semplice. Perché quelle spiegazioni partono da un presupposto che non è quello biblico, che non è quello degli autori ebrei, e partono dal presupposto di volerlo dimostrare, quel presupposto. Ma non è dimostrabile, perché qui c'è scritto altro. E basta leggere. Per cui io dico, Elohim vuol dire legislatore supremo? Benissimo. Elohim vuol dire controllore supremo? Benissimo. Elohim vuol dire piribacchio? Benissimo. Lo applichiamo alla Bibbia. Ma la Bibbia ci dice che quel significato lì, quale che sia, la Bibbia lo applica a decine di individui. E questo lo capirete leggendo la Bibbia. Quando trovate Dio, metteteci Elohim. Quando trovate Altissimo, mettete Dio. Quando trovate il Signore l'Eterno, mettete Io. Quindi non vi sto dicendo, traducete come tradurrei io, anche perché io non li traduco in questi libri qui, che sono quelli su cui lavoravo io. E lui non è tradotto, perché è l'unica cosa onestamente, vuol dire intellettualmente onesta da fare. Perché siccome non si sa, è meglio non tradurre. Ok? Allora, se voi lo leggete così, rispettate ciò che c'è scritto nella Bibbia ebraica, ciò che c'è scritto nella Bibbia ebraica, e cominciate a capire un sacco di cose. E non avrete più bisogno di venire alle mie conferenze. Sono passati 10 minuti. No. Fateci la solita Una delle ultime conferenze qualche mese fa mi avvicina un accademico, laureato in filologia, dottorato in filologia, specializzato alla scuola degli studi di Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. Mi dice, prenda questo libro e ci troverà un sacco di cose interessanti. Allora, quando si parla appunto degli Elohim, delle loro esigenze, del loro rapporto con gli uomini, no? E noi siamo abituati appunto a leggere ciò che ne dice la Bibbia. Bene, se si legge ciò che c'è scritto qui, ci sono tutta la... Io me lo sono divorato in una notte, perché è una roba davvero tocca. Ripeto, io nel libro ho parlato dei greci, qui siamo ai romani, quindi è qualcosa di assolutamente insospettabile da questo punto di vista. Dei e religione dell'antica Roma, dottor Corrias. Carattere distintivo della religione romana, che corrisponde esattamente a quello della primitiva religione antico-testamentaria, quindi lasciamo stare il discorso del Nuovo Testamento, è il fatto di non mirare alla salvezza dell'individuo in una vita futura, bensì di preservare e far crescere la comunità nell'esistenza presente in piena armonia con quelli lì. Esattamente come nella Bibbia. La Bibbia l'ordine è, voi fate quel che vi dico e io vi faccio stare bene. Voi non vi obbedite e io vi massacro. Esattamente come qui. Quelli lì fanno parte integrante della società, occupandone le sfere apicali, cioè sono quelli che hanno il comando, esattamente come nella Bibbia. Nella Bibbia Yahweh ha il comando degli israeliti, Kamosh ha il comando dei moabiti, Milcom ha il comando degli ammoniti, Astarte ha il comando dei sidoni. Esattamente come qui. Ma e arrivo ad una delle parti veramente più... Qualcuno di voi ricorda, ed io l'ho spiegato più volte, poi l'ho scritto anche nei libri, qual è il senso di sacro nella Bibbia, nell'Antico Testamento? Cioè cosa significa il termine ebraico per sacro? Significa separato da, riservato a. Cioè un agnello diventa sacro nel momento in cui, grazie, nel momento in cui viene tolto dal gregge, viene tolto dal gregge e viene riservato
a Yahweh nella Bibbia, no? Qui il termine sacer indica esattamente ciò che è separato dal resto della totalità e riservato agli dèi, uguale. Cioè sacer latino è come Kodesh ebraico, uguale. Questo tavolo, e questo non è un esempio, è proprio così, questo tavolo è nella definizione di sacer e nella definizione di Kodesh, è sacro, nel senso che è separato rispetto al pubblico e riservato ai relatori. Questo tavolo è sacro, ma nel vero senso della parola. Poi noi siamo obbligati, siamo abituati ovviamente a dare un altro significato, no? Però nel testo antico in realtà significa quello. E poi qualcuno ricorderà il passo del Levitico che io leggo spesso, adesso per motivi di brevità, in cui Yahweh dice qual è la parte di grasso che gli deve essere bruciata, perché lui la deve annusare, questo proprio detto chiaramente, cioè lui la deve annusare perché questo lo calma. Capitolo 28 del libro dei Numeri, lì c'è scritto 10 volte. E c'è scritto che appunto è la parte del grasso che sta sopra i visceri e che va distaccata dal fegato dal di sopra dei reni. Sapete qual è la parte che i romani bruciavano agli dèi? Omentum. Il grasso, soprattutto quello che circonda le viscere, era la porzione sacra per eccellenza, cioè quella riservata a loro. Esattamente come nell'Iliade e nell'Odissea. Cioè, la Bibbia, l'Iliade e l'Odissea, anche in una roba così materialmente volgare, brutale come questa, cioè bruciare il grasso, ci dicono esattamente la stessa cosa. Ce lo dicono i romani, ce lo dicono i greci, ce lo dice la Bibbia. Allora, o questi avevano tutti una fantasia comune di inventarsi che quelli là, chissà poi perché, dovevano inventarselo, volevano il grasso che sta sopra le viscere. E il grasso che sta sopra le viscere si chiamava omentum, ed era proprio quello, non altro. Perché quello calmava, perché il fumo contiene tutta una serie di sostanze che sono uguali alle endorfine, che sono quelle sostanze che il nostro cervello si fa produrre quando siamo sotto stress. Dopo, le domande mi pare sono poi tutte dopo, quindi non adesso. E quindi però tutti uguali, capite? Persino i romani. Qui all'inizio, poi per chi leggerà il suo libro, c'è scritto che nell'antica religione romana, c'è scritto proprio chiaramente, è assente ogni forma di mitologia. Ma vi rendete conto? È assente ogni forma di mitologia. È stupendo questo, a me viene la pelle, ma ve lo giuro, a me viene la pelle d'oca. Cioè quando facevo quel lavoro lì sull'Iliade e l'Odissea, io ero affascinato dalla concretezza. E quando leggo queste cose qui assolutamente inattese, no? Perché poi conosciamo la climatologia, conosciamo gli autori romani che parlano degli scudi volanti, tu li conosci molto bene, no? Ecco, esattamente. Benissimo, ma puoi leggere questo. Cioè addirittura tutti gli atti rituali, il fatto che il rapporto tra i romani e quelli lì era un rapporto legale, cioè un contratto, esattamente come il contratto fatto nell'Antico Testamento. Cioè questi qui dicevano, tu fai queste cose per me, io faccio queste cose per te, punto. Siccome io sono potentissimo, se non, ovviamente era un contratto sbilanciato, se non le fai ti ammazzo. La cosa non era reversibile. Ok? Ma questo è il contratto che fanno tutti i potenti, dobbiamo rassegnarci, no? Dobbiamo rassegnarci. Ok? Quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di cose che fanno pensare come questi qui, ovunque andassero, utilizzavano esattamente lo stesso sistema. Volevano esattamente le stesse cose. Avevano gli stessi atteggiamenti, si muovevano con gli stessi oggetti, combattevano negli stessi modi, avevano esattamente le stesse esigenze anche neurofisiologiche. Qui dice che le parti che loro chiedevano erano prodotti alimentari, vegetali o animali, capite? E quando si parla di questo, si mangiavano anche, direi di sì. Visto che se noi siamo, allora il Deus designa un essere individuale e personale caratterizzato da precise peculiarità fisiche e morali e da un raggio di azione limitato. Io dico così. Grazie.
La signora Pagher si è prenotata, prego, veloce. Sì. Volevo chiedere al dottor Mauro Biglino in merito a quello che ha appena detto dei cibi graditi agli dèi, e per quello che Gesù diceva di cingersi i lombi. No, non direi, non direi. Buonasera, per il signor Biglino. Volevo chiedere se in altri testi, oltre alla Bibbia, ci sono informazioni riguardo alle divisioni dei territori che vengono assegnate agli Elohim, e se questo ci può aiutare a capire meglio le divisioni politiche moderne. Allora, nel Crizia e Timeo di Platone, che racconta esattamente ciò che ci racconta la Bibbia in Deuteronomio 32, cioè quando fanno la spartizione, e queste notizie sappiamo che arrivano a Platone attraverso Solone, che le ha avute dai sacerdoti egizi, no? E lì gli raccontano appunto di questa spartizione, e i sacerdoti egizi dicono a Solone che in origine la loro cultura, cioè insomma l'Egitto, diciamo così per semplificare, e la Grecia erano state affidate entrambe alla dea Atena, cioè quindi a una degli Elohim femmina, che ovviamente nella Bibbia non ci sono, perché la Bibbia parla di Yahweh, chiaramente. Quindi, per esempio, diciamo, questa cultura della parte mediorientale, nel centro del Mediterraneo, era affidata ad Atena. Poi Platone ci dice che Atena ed Efesto governavano assieme, perché, come dire, sia per affinità caratteriali, sia per interessi di sviluppo dei popoli che erano a loro stati assegnati. Invece la Bibbia, sempre in Deuteronomio 32, versetto 12, dice che Yahweh ha scelto di fare tutto da solo. E dice non c'era con lui alcun Elohim straniero, cioè lui non si è fatto aiutare da nessuno. Altri testi invece ci dicono che, testi sumero-caddici ci dicono che la civiltà dell'Indos, della Shvati, è stata affidata a Inanna Ishtar. Ok? Quindi lì, per esempio, femmine avevano molte, c'erano femmine lì che avevano molta importanza. Qui bisogna che parli chi si occupa di contemporaneità. Domanda? Sì, allora per il dottor Pope, nella fine del suo intervento ha detto che auspica un maggior studio, interesse da parte degli accademici per il fenomeno UFO. Ma non sarebbe meglio invece coinvolgere centri ufologici seri? Abbiamo 5 organizzazioni mondiali in tutto il mondo che hanno almeno 50 anni e che potrebbero essere la memoria storica. Yes, I think it is a good idea to involve civilian UFO researchers and groups. Penso che sia una buona idea coinvolgere gruppi civili di ricerca. Anybody who has specialist information should certainly be free to join the conversation about this mystery. Chiunque abbia informazioni che riguardo questi argomenti dovrebbe intervenire nella discussione, nella ricerca. It is unfortunate but true. Sometimes governments can be arrogant and assume that they know better. È triste dirlo, ma molto spesso i governi pretendono e fingono di essere più esperti sull'argomento. And one of the big problems that we had was that we did not consult enough outside experts. Uno dei più grandi problemi che abbiamo avuto è che non abbiamo mai avuto l'umiltà sufficiente per chiedere il contributo di altri esperti esterni al governo o all'ambiente militare.
This was partly because of government secrecy. Questo è dovuto in particolare al livello di segretezza dei governi. But it also reflected the fact that there were some difficult people in the UFO community. Anche perché ci sono delle persone, cioè dei livelli di complicazione all'interno della comunità UFO, anche all'interno, insomma, a livello di persone, le persone sono un po' complicate in questo ambito. Ok, una domanda invece per Fred Jacob. Alla fine del tuo viaggio, che cosa hai scoperto? La cosa più importante che hai raccolto in questa tua avventura? I think what I took away from it was that there really is this breakaway civilization, that there really is that organizations like NASA and many other government organizations, such as the ones, for example, like Nick Popewith, are sincerely looking for the answers, but there is really another type of, like Bill O'Brien says, you know, sex factor of the human race, which is broken away and does not really involve, and has left a lot of really sincere scientists looking themselves for the answers. Alla fine ho scoperto la cosa più importante è che c'è una specie di separazione netta nel mondo tra organizzazioni che sinceramente stanno cercando delle risposte e fanno delle ricerche oneste e invece una parte di questa società che cerca di allontanarsi e di nascondere e di negare l'evidenza delle cose. Quindi c'è proprio una rottura netta tra queste due parti. One more thing. I also believe that the onslaught of information from whistleblowers or from other sources is forcing the people that are filtering the information to maybe feel a little bit of more pressure, and that, you know, I say the dogs are barking at their heels. So we're definitely going to be seeing a lot of interesting things. Ho anche capito che molti informatori e molte figure simili che stanno rivelando dei particolari stanno costringendo gli altri, quelli che vogliono tenere il segreto, a cedere questi segreti gradualmente, perché sono come dei cani alle calcagna, cioè gli stanno addosso e quindi prima o poi qualcosa salterà fuori. Una domanda per Pablo Aio? Anche insulti, va bene. Io volevo chiedere che prove effettive, se ci sono, dell'incontro avvenuto tra il presidente Eisenhower e la delegazione degli alieni, e se questo ha avuto anche un contorno di pressione a chi magari si è avvicinato troppo alla verità, come magari Frank Jacobert è stato. Sì. Per non diffondere realmente i dettagli. Allora, ci sono, che mi ricordo io, almeno quattro versioni diverse della storia raccontate da che ci sono arrivate tramite quattro persone diverse, che a loro volta è stata raccontata da chi c'era, da diverse persone, insomma, sono arrivate a noi quattro versioni che però concordano quasi in tutto, cioè che nel febbraio del 54 Eisenhower venne portato di fretta e furia alla base aerea di Murdoch per incontrare una delegazione aliena, e contemporaneamente in quei due giorni lui sparì totalmente dietro buca dei giornalisti che dovevano intervistarlo, addirittura dei giornalisti pensarono che fosse addirittura morto e non volevano dare la notizia, e successe una cosa che io trovo assolutamente interessante. Faccio anche io spiego questa piccola cosa, cioè uno dei, diciamo, il braccio destro di Eisenhower, che era presidente nel 54, era Rockefeller. Rockefeller, tre mesi dopo, cioè nel maggio del 54, viene spedito da Eisenhower in Europa per coordinare la prima riunione del gruppo Bilderberg. Chi di voi sa che cos'è il gruppo Bilderberg? Grazie alla mano. Ecco, insomma, quindi. Perché tre mesi dopo che si dice abbia visto gli alieni, poi manda il suo braccio destro in America, in Europa, a creare il gruppo Bilderberg? Evidentemente c'è,
c'era bisogno di un gruppo operativo speciale che gestisse il problema a livello anche, insomma, sia americano che europeo. Laura Eisenhower, che è la pronipote di Eisenhower, che lui ha intervistato, insomma, ha fatto diverse dichiarazioni, lei è un'altra testimone ancora, perché dice che in famiglia questa storia la sapevano e ne parlavano tranquillamente, che il bisnonno aveva visto gli alieni. Alcune persone, diciamo, su questo fatto in particolare non sono state fatte pressioni molto forti per nascondere, anzi secondo me è una di quelle storie che un po' hanno voluto apposta che trapelasse, nel senso che quello che si sa, non quello che ci viene detto a noi, poi ci sono verità ufficiali e verità ufficiose, è che questi gruppi di potere non sono sempre d'accordo, no? A volte litigano perché c'è chi vuole raccontare tutta la storia e dice no, il pubblico merita di sapere, chi invece dice no, poi qui succede un patatrac, quindi manteniamo il segreto. E a volte hanno due metodi per rendere le cose pubbliche. Una è di lasciar parlare degli informatori che pian piano fanno uscire fuori la notizia, magari priva di elementi più spaventosi, ma fanno pian piano uscire la notizia. E la seconda è tramite Hollywood far uscire dei film che parlano di alcune cose e passandole per fantascienza. Se voi vedete un film degli anni 60, che era l'ultimo episodio uscito nel 66, che era Star Trek, vedete nell'ultimo episodio Kirk che va sul pianeta e chiama Ura col cellulare, cioè il cellulare StarTAC, e Ura che sta sull'astronave ha nell'orecchio un apparecchio blu che risponde col Bluetooth. E quindi diciamo che forse è fantascienza, forse già allora in quell'epoca li usavano, adesso non li usano più, ce li dentro, noi facciamo la fila davanti al supermercato. Sono dilungato. Scusate, una domanda qui, veloce. Volevo chiedere a Frank Jacobs se il suo documentario uscirà in lingua italiana. Quando esce? I actually never expected I would be here in Milan talking about my film with a translator. There were never any plans to do anything but get it out in the English-speaking territories for now. Per adesso sono in inglese perché non si aspettava di dover venire a Milano e avere tutto questo interesse, quindi per ora. But since we've released it, we are not really released it, but we had some sneak previews of it. Abbiamo alcune previsioni, insomma, di visione di questo film, perché ancora non è uscito. There have been little explosions in certain communities now. Ci sono già state delle interessanti, diciamo, degli interessanti commenti chi ha visto degli estratti di questo film. So I think that I'm holding open all possibilities, and it would be great. It shows, seems to indicate that you people are very interested in learning more about it. I didn't cover looking to finish. Sono comunque disponibile a per realizzare queste traduzioni nel momento in cui vedo che ci sarà interesse magari nella comunità italiana o in gruppi di interesse italiano. And some of the things that I really didn't get a chance to talk about. È una delle cose che non ho avuto la possibilità di citare, di cui parlare. In the film. Nel film. Reflect everything that a lot of the my colleagues here were talking about, including artifacts, ancient artifacts that depict extraterrestrials that date back hundreds of thousands of years. Uno degli aspetti che ha citato il collega che ha parlato prima di me, parla di Biglino, è riguardante appunto di come gli extraterrestri siano già venuti migliaia di anni fa, è una delle cose che anch'io ho valutato, studiato, scoperto e che è stata citata. And information which backs a lot of the stories of ancient battles and ancient civilizations that were here on Earth and on Mars. Si parla appunto, ha scoperto anche lui di civiltà che sono state sia sulla Terra che su Marte migliaia di anni fa. Grazie, buonasera. Una domanda che in primis rivolgo al dottor Biglino, però in realtà un po' a tutti. Dai testi a Siro al Cadici si parla di Nibiru, pianeta ciclico che torna, diciamo il pianeta di Marduk. Cosa pensa lei proprio sinteticamente sulla ciclicità di quel pianeta e la connessione anche magari su tematiche UFO come la presenza aliena attualmente nel vertice mondiale? Allora, diciamo che per quanto riguarda Nibiru so ciò che se ne scrive a partire da Sitchin in avanti, diciamo che siccome io mi occupo della Bibbia, la Bibbia non fa assolutamente alcun cenno a possibili provenienze di quei signori, salvo nel termine Nefilim, che è il plurale di Nefilah, che in aramaico significa costellazione di Orione. E, però appunto è un riferimento assolutamente indiretto, non è che dice che arrivano di lì, è soltanto un collegamento, come dire, linguistico. Ecco. Quindi cioè, so
ciò che se ne scrive, so che ci sono un sacco di studiosi che lo cercano, quindi cercano di individuarlo, eccetera, e quindi, voglio dire, può darsi benissimo che in effetti ci sia. Diciamo che se invece per quanto riguarda la seconda parte, diciamo che se un giorno si avesse la prova certa che questi sono qui e governano tutto, non mi stupirei, ecco. Anche perché il sistema finanziario è descritto nella Bibbia, da quello lì, cioè il sistema del credito, debito credito è inventato lì, cioè è inventato, no, è descritto lì, è scritto lì. Compreso anche l'IVA, il 20%, cioè l'IVA no, ma il 20% sì. Gli interessi del 20% sono previsti dalla Bibbia. Sì, aggiungo solo una postina riguardo al discorso di Nibiru, perché lì ovviamente ci sono tanti scienziati che dicono, ma se ci fosse un pianeta più grande di Giove, per quanto andasse fuori orbita, chiaramente sarebbe visibile, perché avrebbe una grande influenza dal punto di vista... purtroppo adesso non c'è il professore che ha dato via la luce. Però è il discorso che io trovo forse più realistico, visto che più o meno sarebbe stato visto, notato un pianeta del genere, e che forse si faceva riferimento a una enorme, parlando del pianeta X, quindi il pianeta dei dei, o di questo pianeta che ritorna, perché il Nibiru viene chiamato come il pianeta del ritorno, di un'enorme stazione spaziale, un po' come la morte nera in quelle stellari. Questo anche perché nella Bibbia, poi nell'Apocalisse di Giovanni, si parla di questa Gerusalemme celeste, un posto dove c'è sempre la luce, perché la luce di Dio illumina le stanze, e che viene descritta come una città grande quasi come mezza Europa, non so quanti di noi magari ti ricordi. Ah, comunque, no, lui è forte, perché quando una cosa la sala se la vedeva dentro, e quindi nel libro di Andrea ha parlato anche di questa cosa, perché ci sono diverse descrizioni di questa città, degli dei, di questo posto che un giorno verrà, perché una cosa che è interessante, parlando poi anche del Nuovo Testamento, che si parla del giorno del raccolto, no? Cioè viene paragonata la razza umana a del grano, dice che verrà il giorno della mietitura, qualcuno verrà preso, qualcuno verrà lasciato, e dice a Gesù non perdete tempo a tornare a casa a chiappare lo zaino, perché non c'è tempo, quando sarà il momento verrete raccolti, portati via su questa Gerusalemme celeste, chi c'è e chi non c'è, un po' agghiacciante, insomma, anche ci paragonano un po' tutto. Chiusa rapidissima, c'è una tavoletta a Oxford, la NBC 11108, che dice chiaramente che quando gli Anunna, non Anunnaki, perché chi è il pianeta Terra, quindi gli Anunna, ancora non circolavano sulla Terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione. E se fosse ciò che diceva Pablo, la descrizione sarebbe perfetta. I am not an expert on Nibiru, Planet X. I am sure there are many celestial bodies still to be discovered, but I do not expect them to hit us and wipe us out, so I am confident. However, it is very important that we pay attention to the threat posed to the Earth from comets and asteroids. I belong to a group that lobbies on this issue. And there is a famous saying that it would be a tragedy if the first generation that could actually stop this did nothing about this. Because of lack of political will and lack of money. La causa sarebbe mancanza di volontà politica o denaro, mancanza di denaro. There are killer asteroids out there and it would not cost much to look for them properly. E ci sono molti asteroidi nello spazio e non costerebbe molto cercarli e fermarli. Ok, siamo veramente alla fine, siamo già oltre il nostro tempo. Se c'è un'ultimissimissima domanda, soltanto una. Accendiamo di mano. Chi è la fortunata? Buonasera.
Rispondo subito, io sono velocissimo. Io vivo sotto la montagna ufologica per eccellenza che si chiama Fusinè, non ho mai visto neanche una lucina. Non ti voglio di mamma. I have investigated hundreds of sightings for the government, but never seen one myself. I always joke about this with my other friends and researchers. I'm probably the only person in this whole group that hasn't had any appearances, that hasn't seen any UFOs. I just want to believe, and I look for it in other ways, I guess. No, io non dico di I've seen strange lights in the sky, but I would like... I would like a craft to land and some people to get out and say hi.